Mi è venuto in mente di registrare un video sulle mie ultime letture Bonellide, perché video singoli, a questo punto su numeri che sono anche, diciamo, di sto mese, però usciti un po' di tempo fa, non valeva la pena. Ciao lettori, come state? Spero tutto bene. Io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita, qui parliamo di fumetti e di cose nerd. E cosa c'è di più bello se non parlare delle proprie letture? In questo caso lo faccio con le letture Bonellidi. Ho già fatto un video, non so se uscirà prima questo o l'altro, invece sulle letture manga. Sulle letture comics non lo posso fare perché in realtà non sto leggendo tanti comics ultimamente. Mi sto focalizzando più su questi altri due tipi di letture, ma ciancio alle bande e iniziamo subito con la prima. Samuel Stern, il bene più grande. Questo qua già l'abbiamo visto insieme sia in un video no spoiler dedicato, adesso ne parliamo un pochino spoiler, tanto è uscito un casino di tempo fa e sta per uscire il prossimo. E anche nel video, nella solita buffata settimanale, la buffata che ormai da mensile è diventata settimanale da qualche settimana, quando l'ho preso a inizio mese. Il bene più grande, il numero 23, con questo numero inizia la fine del secondo anno editoriale, ma anche la fine del primo ciclo. Maxi ciclo introduttivo, oltretutto, del mondo di Samuel Stern. In questo numero 23, disegnato da Luca Lamberti e scritto ovviamente dal trittico solito Filadoro, Fumasoli, Savegnago, in cui i primi due sono i due anche creatori Samuel Stern, e il terzo invece è uno storico autore che diciamo sistema un po' tutti quanti, cura. Fra virgolette, un po' tutti quanti gli albi, soprattutto quelli di Filadoro Fumasoli quando sono in tre, fa un po' d'ago della bilancia. Ma se volete conoscere di più, Marco Savegnago c'è una intervista esclusiva per il documentario di Samuel Stern, perché ho realizzato un documentario in quattro parti su Samuel Stern, intervistando i, diciamo, protagonisti stessi di questo fumetto. Andate a vedere se siete curiosi della cosa. Copertina, come al solito, di Piccioni, di Vincenzo e Tanzillo. Interessante che, diciamo, spiega in un solo sketch quello che andremo a vedere. Che cosa andremo a vedere in questo numero 23? Andremo a vedere un po' tutto quello che è successo, tutto quanto quello che è stato preparato alla visione nei precedenti numeri, nei precedenti 22 numeri, andrà a esplodere completamente in questo numero 23. Prima parte di una storia in due puntate, la prima volta in Samuel Stern, tutte e due disegnate da Luca Lamberti, tutte e due ovviamente scritte dal trio. Ora, già dai numeri precedenti abbiamo visto che si iniziava una sorta di civil war in salsa e in borghese. Perché? Perché i due, fra virgolette, protagonisti, Samuel e la sua spalla più importante, padre Duncan, si stanno allontanando sempre di più le proprie opinioni per due motivi importanti. Il primo, Samuel Stern non riesce più a convivere con quello che fa. Vive nell'eterna problematica se quello che fa è giusto o non è giusto, che cosa succede dopo che loro hanno, fra virgolette, celebrato. E niente. Il cane voleva uscire, succede anche questo mentre registriamo i video. Comunque, vi dicevo, perché Samuel vuol capire che cosa succede quando celebrano appunto un esorcismo insieme a padre Duncan, dopo una possessione, che cosa succede quando riescono a tirar fuori il demone dal corpo che possiede. Dall'altro lato invece c'è Duncan che è sempre meno convinto della propria fede. Questo suo aspetto di uomo di fede è sempre messo più in gioco e alla fine di quest'albo, con un cliffhanger incredibile, scopriremo il perché. Ricordate, ne stiamo parlando con spoiler di questo volume e anche degli altri.
Il bene più grande, quindi, è il bene più grande di entrambi, una visione diametralmente opposta di questa cosa. Samuel in questo volume rincontra l'agenzia, rincontra Singularity, si unisce a loro da esterno, all'interno di un team un po' strampalato in cui ci sono altri suoi colleghi che pure lo conoscono, lui invece non conosce gli altri. Questa storia è un po' strana, è un po' particolare, perché all'interno comunque di una cerchia anche piuttosto particolare, piuttosto elitaria, fra virgolette, ci si dovrebbe un po' conoscere anche soltanto di nomea. Quello che succede un po' su Dylan Dog, che tutti lo conoscono, ma anche lui conosce anche altri personaggi dell'esorismo, come Madame Terkowski, come altri. In questo caso Samuel è completamente spadesato, sembra che conosca soltanto a un palmo dal suo naso. E questo mi ha fatto un po' strano. Comunque entra a far parte, fra virgolette, di questa agenzia come collaboratore, perché l'agenzia deve andare a combattere una forma esoterica strana che compare sopra a un territorio del Galles, una cosa del genere. E quindi un po' come nei film d'azione, quelli importanti, un po' come se fosse lo Shield, si organizzano le truppe cammellate con anche armamenti che abbiamo visto nei due episodi in cui abbiamo visto Singularity. E Samuel abbandona completamente padre Duncan, gli dice fare questo tipo di esorcismi non è più sufficiente, dobbiamo combattere questa invasione di legione in un altro modo, ci vogliono altri elementi più importanti, più potenti, più definitivi, diciamo, non più definitivi, ma definitivi. Invece padre Duncan continua con i suoi esorcismi, c'è proprio all'inizio dell'albo l'esemplificazione visiva di questa cosa, quando fanno un esorcismo ad una bambina e Samuel si arrabbia, Samuel nega l'esorcismo a questa ragazzina, appunto perché non riesce a capire fino a che punto sia giusto continuare a combattere singolarmente in questo modo e ritrovarsi sempre allo stesso punto. Duncan invece no, Duncan ha un problema già di suo di fede e utilizza gli esorcismi per riuscire a darsi conferme. In questo caso non riuscirà a trovare la conferma e alla fine dell'albo avremo un cliffhanger incredibile con un Duncan che si specchia in un frammento di vetro rotto ed ha un aspetto demoniaco. Questo è praticamente il bene più grande detto in due parole, ma all'interno poi c'è tanto altro. Alcuni hanno un po' sottovalutato questo albo, perché all'interno di una profonda riflessione dei due protagonisti veramente importante c'è anche tanta azione, e quindi l'hanno un po' sottovalutato. Io invece in questo albo ci ho visto veramente tanta riflessione e poi a un certo punto un po' d'azione non fa mai male per spezzare quei momenti di estrema crisi e per dargli il ritmo giusto. Secondo me un bell'albo da leggere, e in attesa del prossimo, che sarà veramente la conclusione di tutto questo. Riusciremo a capire che cosa succederà a Duncan, che cosa succederà a Samuel, e se effettivamente Bugs Comics sarà in grado di creare quello stacco tra... Devo andare a aprire il cane. E dicevo, vedremo se Bugs Comics sarà in grado di dare una connotazione più vera al proprio fumetto, alla propria opera, alla propria diciamo storia, macro storia, appunto quella di Samuel Stern, rinunciando a qualcuno dei suoi protagonisti. Perché stiamo andando di fronte veramente a un muro contro muro con Legione, e non è verosimile che non ci siano perdite. Vedremo se ci sarà qualche perdita anche forse importante, non lo so, vedremo. Appunto, recupero
Recupero, non l'avevo mai letto, lo ammetto, oltretutto un recupero di un volume anche un po' rovinato, l'ho pagato 5,40 euro, quindi prezzo pieno, riprezzato, prezzo pieno riprezzato, nonostante è anche abbastanza rovinato. Dylan Dog e Batman, non mi chiedete se so qualcosa di quello che succederà, perché non ne so nulla, oltretutto adesso che Kavenago non è più il copertinista, non so appunto a che punto stanno. Questo qua era il volume che è uscito nel 2019, questo periodo del 2019, di Dylan Dog Batman, che voleva essere il numero zero, appunto per far uscire, far capire alla gente che c'è stata, c'era, ci sarebbe stata questa collaborazione. Alla fine si facevano anche nomi e cognomi della collaborazione che ci sarebbe stata: Batman e Dylan Dog, la Justice League e Nathan Never, Flash e Zagor. Flash e Zagor sta uscendo, a novembre uscirà finalmente il volume con tutta la storia di Flash Zagor. Era uscita a marzo invece il numero zero anche di Flash Zagor, ce l'ho da qualche parte qui in libreria, non mi ricordo di preciso dove. Di Batman e Dylan Dog si sono perse completamente le tracce nonostante i due anni passati. Sappiamo che sta lavorando ai disegni Werther dell'Edera, i testi sono di Roberto Recchioni, del curatore della collana, e i colori di Gigi Kavenago. Ora, quando ci sarà, quando non ci sarà, non lo so. Che cos'è questo Batman Dylan Dog? Batman Dylan Dog è la riproposizione, è il team up tra Batman e Dylan Dog, ovviamente c'è anche Joker, c'è anche Xabaras, e è la riproposizione in questa storia del praticamente del primo numero dell'Alba dei Morti Viventi in chiave un po' più ampia. Recchioni immagina quello che non abbiamo visto nell'Alba dei Morti Viventi, e difatti integrato in questo volume c'è anche un episodio scritto da lui, la nuova Alba dei Morti Viventi per un Color Fest, e due episodi di Batman molto 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 vecchi, uno in cui si sottolinea l'aspetto appunto del Cavaliere Oscuro, l'altro in cui si vede meglio l'aspetto di Joker. Francamente bypassabile completamente, vedremo quando uscirà il nuovo Batman. Io il nuovo Batman di Landon, che io volevo appunto per completezza di informazione leggerlo per tempo. Se passate al Bonelli Story, quindi alla mostra di Sergio Bonelli che sta facendo a Milano, la Fabbrica del Vapore, potrete vedere all'interno della sezione futuro, quindi di tutto quanto quello che ancora non avete visto, ancora non è stato pubblicato o annunciato, potete vedere delle tavole esclusive sia di Nathan Never e la Justice League, sia di Batman e Dylan Dog. Quindi se volete qualcosa in più dovete andare lì, ma per vedere proprio due tavole oppure aspettare che riesca a montare il video su appunto il Bonelli Story, in cui ho, grazie a Nova Mazzo che è andato per me, ho alcune foto appunto di quelle tavole nello specifico, che fra parentesi ho già fatto vedere su Instagram, mi pare, quindi le potete andare a sbirciare lì sul mio profilo Instagram. Altra lettura: il Dragonero il Ribelle. Dragonero arriva al numero 24, una ferita nella terra. Scritto da Luca Enoch, disegnato da Lorenzo Nuti, copertina ovviamente Gianluca Pagliarani, copertina molto molto interessante, riusciamo a capire immediatamente che cosa ci aspetta. Ci aspettano gli abomini, ci aspetta Ecuba, ci aspetta un'avventura in cui il protagonista ovviamente è Dragonero, anche se fino a un certo punto. Disegni eccezionali di Lorenzo Nuti, veramente disegni a cui manca soltanto il colore o la parola, come si suol dire. Anche le tavole sono disegnate in modo egregio e scorrono, che è una bellezza, anzi direi che è anche troppo dettagliato per una lettura singola. Questo albo va riletto 2-3 volte, soffermandosi appunto su tutti i particolari, che sono tantissimi, ci avrà messo non so quanto per disegnare quest'albo, e si vede. E si vede, perché quest'albo è il classico albo che è evidente che è stato pensato, scritto in modo
in modo particolareggiato. Questo ritorno di Hecuba, che noi avevamo visto nel primo Drago Nero, che poi avevamo perso perché è un personaggio che era positivo, era una monaca guerriera che ha accompagnato, il mago, l'Uresindo Albus in un viaggio in terra degli Algenti, nelle terre degli Algenti, che però poi è stata lasciata lì, si è sacrificata per far riuscire a sopravvivere e far scappare tutto il resto del gruppo. C'era Gmorro, c'era Mirva, c'era Sera e c'era ovviamente Alben. Il gruppo pensava che fosse morta, in realtà qualche numero fa abbiamo già visto che era sopravvissuta, era diventata la regina di questi Algenti, e questi Algenti da uno stato, diciamo, quasi... quasi da idioti, nel vero senso della parola, diventano invece, grazie a lei, una forza che riesce a gestire anche un esercito vero e proprio con una sua tattica militare, e che diventa molto pericoloso per l'impero, ma anche appunto per l'umanità di Dragonero, quindi diventa un villain molto pericoloso, perché pensa di essere stata abbandonata e sviluppa una cattiveria, sviluppa un rancore verso soprattutto Almen e gli altri, molto molto importante. In questo caso saranno costretti a collaborare, ma poi che succede? Vedremo che cosa succede. Numero che mi è piaciuto, numero che finalmente racconta qualcosa, numero che vede ritornare anche un altro protagonista, numero che purtroppo si chiude sempre con la solito Deus Ex Machina che viene fuori e risolve la situazione. Purtroppo su Dragonero ci siamo abituati, che anche i numeri più belli hanno una narrazione eccezionale, ma poi si chiudono in modi piuttosto... già visti, già sentiti, piuttosto vabbè, però sì, da leggere, uno veramente dei pochi irribelle che vale la pena leggere, vale la pena guardare, vale la pena avere e sfogliare, perché appunto è ottimo sotto tutti i punti di vista, tranne appunto questi finali di Albi che sono sempre piuttosto buttati lì. Poi Morgan Lost, le Scream Novels, questo qua è il numero 3, La donna che sorride, ne abbiamo parlato in una buffata a fumetti, è un numero in cui praticamente Morgan Lost incontra Leonardo da Vinci. Ora, come fa a incontrare Leonardo da Vinci lo saprete, lo conoscerete leggendo il fumetto, non vi voglio anticipare nulla. Un escamotage narrativo decisamente interessante, che però non rende appieno. Il numero è stato scritto da ovviamente Claudio Chiaverotti, che si occupa di tutta quanta la sceneggiatura dei vari Morgan Lost e che è anche l'autore del personaggio, e i disegni sono di Matteo Mosca, che non è alla prima esperienza in Morgan Lost, ma che noi abbiamo già visto. C'è anche un'intervista a Matteo Mosca per un Samuel Stern. La copertina meravigliosa, meravigliosa, di Fabrizio De Tommaso, che è lo stesso, il grande pubblico lo conosce perché ha disegnato le tre cover variant, fra virgolette variant, di Landolk e Vasco Rossi. La storia purtroppo non convince, c'è anche dei buchi che non sono riuscito a spiegarmi, sinceramente, delle cose che non mi sono riuscito a spiegare. Questa storia di Leonardo da Vinci poteva essere interessantissima, lo riporta un po' alle atmosfere alla Brandon, se vogliamo, Morgan Lost, ma la storia in sé proprio non mi è riuscita a prendere, non lo so per quale motivo, forse appunto per questo inserimento un po' forzoso di questo Leonardo da Vinci, non lo so, anche diciamo le interazioni di Morgan Lost sono piuttosto forzate, sono un po' troppo simili a un Dylan vecchia maniera, non lo so, non mi ha convinto. Aspettiamo il prossimo numero, che sarà il re
delle mosche, da una fiaba d'orrore è uscito un reietto. Ha un volto di bestia e un cuore di insetto, ma dentro il suo mondo di fiele e di fango, qual vero re, lui sfogge il suo rango. E questa qua è una filastrocca che ricorda moltissimo la filastrocca del buio. Chiaverotti non è nuovo a comporre filastrocche che possono terrorizzare ancora di più il lettore. Dal 9 novembre in edicola, io sicuramente lo prendo, anche questo qua, 4,40. Poi ci sono delle letture che ho fatto in digitale, che sono il Dylan Dog Old Boy. Ci sono due video brevi sull'Old Boy in cui ne parlo senza spoiler. Questo Old Boy è interessante per tanti motivi, uno dei quali la copertina, che è l'ultima dei Cestaro, e difatti i Cestaro si sono spostati sulla testata, diciamo, principale di Dylan Dog, sulla testata ufficiale. Nell'Old Boy arriveranno dal mese prossimo Montanari e Bacilieri. Non Grassani, cioè Montanari, Grassani, no, Montanari e Bacilieri a realizzare le copertine, che saranno molto più old, quindi non vi scandalizzate se non rispetteranno il gusto di tanti giovani e giovanissimi. A me onestamente piace molto di più così, perché rispecchia molto di più quello che è il fumetto all'interno. Le copertine Cestaro sono sempre molto belle, perché sono illustrazioni, non copertine, all'interno del boy, anche perché c'hai due storie da raccontare. Se non le racconti, come fai? Devi fare un'illustrazione. Però poi non le ritrovavamo nei disegni all'interno dell'albo, dell'Old Boy stesso. In questo caso invece Montanari e Bacilieri, che sono disegnatori di vecchio stile, di Laniato, renderanno molto più amalgamabili la vetrina e il contenuto. Quindi di questo sono contento. Appunto, queste due storie, Figli dell'illusione, lei abita ancora qui. Se volete vi andate a vedere il video breve in cui ne parlo. Un Old Boy in pochissime parole, che secondo me è interessante prendere. Interessante prendere perché le due storie, una della Barbato con i disegni di Gianluca Acciarino e l'altra di Gigi Simeoni, scritta e disegnata da Gigi Simeoni, sono due storie di Laniate a tutti gli effetti, due storie che riescono a dare quel senso di Dylan Dog, quel senso di Dylan Dog classico al quale il lettore affezionato, il lettore di lunga data, è abituato, e quindi mi sento di promuoverle. Ragazzi, non sono i capolavori, ma non ci possiamo aspettare un capolavoro ogni mese, perché questi non sono... Dylan Dog ogni mese non può fare un capolavoro, perché non ha un ciclo lungo da narrare, per cui tu dici: io ho 20 numeri, ho una storia fighissima da raccontare, me la suddivido e vi faccio vedere che figata, con alla fine di ogni numero un bel cliffhanger che ti fa stare col fiato sospeso e ti fa come il dolce alla fine del pasto, no? Che ti fa dire, casomai, anche se non è stato bellissimo, cavolo che figata. No, Dylan Dog parla ogni mese con linguaggi diversi, praticamente ogni mese con linguaggi diversi, quindi non può essere sempre corrispondente alla storia che piace a te, perché poi il giudizio è anche molto molto soggettivo. In questo però poi, appunto, ci sono le criticità nelle quali abbiamo parlato anche nell'ultimo video che ho girato sulla variabile. Però il discorso generale deve essere chiaro, deve essere questo. Promuovo tranquillamente, come si suol dire adesso, no? Andatelo a comprare, Old Boy, perché ne vale la pena se vi piacciono le vecchie storie di Dylan Dog. Altra cosa che ho letto in questo periodo: Dylan Dog speciale 35, Il pianeta dei morti, il Dylan Dog di Alessandro Bilotta. Oltretutto ho recuperato anche La casa delle memorie. In cartonato grande formato, perché voglio avere tutta quanta la storia scritta così, perché la storia di Alessandro Bilotta è eccezionale. E proprio in questo caso noi vediamo come un progetto, sia il progetto di Bilotta, sia nato come storia singola, sia piaciuta e si sia sviluppato. Perché? Perché Il pianeta dei morti nasce dalla fine, il primo racconto è la fine della storia del pianeta dei morti, è piaciuta, e allora si è chiesto a Bilotta di inventarsi l'inizio e per arrivare a quella fine là. Con questi cartonati avremo un racconto cronologico, con gli speciali annuali invece abbiamo un racconto che è partito dalla fine e poi è riniziato.
In questo caso Bilotta è in grado di strutturare un racconto da un'idea interessante e farcelo vivere. E difatti ogni pianeta dei morti è molto interessante. In questo caso una risata vi resusciterà. Se lo sfogliate, soprattutto le prime pagine, non vi colpirà particolarmente. Perché poi quando li sfogliamo i fumetti, io di solito utilizzo questo sistema, sfoglio soltanto le prime 15, 6, 18 pagine per non spoilerarmi nulla. In questo caso le prime pagine, oltre a un disegno stupendo, veramente meraviglioso, di un ottimo Gerasi, sembra molto debole come storia. Veramente sembra molto debole, non si riesce a capire. Andando avanti, quando capite dove ci porta Alessandro Bilotta, saltate letteralmente dalla sedia. Saltate letteralmente dalla sedia. Il pianeta dei morti di questo mese, nello speciale, è qualcosa di rivoluzionario all'interno della narrazione di Dylan Dog. È quello che sarebbe dovuto essere il ciclo 666, un reboot, fra virgolette, una spiegazione delle origini di Dylan Dog, concreta, interessante, su basi solide, possiamo dire dal gusto italiano e non dalle atmosfere americane? Lo diciamo, l'ho detto. È eccezionale, eccezionale. Questa storia è la storia più bella che abbia letto negli ultimi tempi. E negli ultimi tempi io ho finito Akira. Quindi ho letto anche altri capolavori del fumetto in generale. Ma questa storia è veramente la più bella. Riesce a catapultarti all'interno delle atmosfere dilaniate in un modo sorprendente e a farti rivalutare l'esistenza di un personaggio importante per Dylan Dog. Chiudo qua, altrimenti faccio spoiler e non ve li meritate su questo tipo di lettura. Con questo ho finito le letture Bonelli di quest'ultimo periodo, con il consiglio più importante: recuperate il pianeta dei morti. Non ve ne fregate se non avete letti altri, si legge tranquillamente da solo, e se non lo prendete costa 7,50€ e non costa 2 lire. Ma se ve lo perdete ve ne pentite, io ve lo dico, se ve lo perdete ve ne pentite. Noi ragazzi ci leggiamo qua sotto nei commenti, ditemi che cosa avete recuperato, quali sono le letture che vi hanno affascinato di più, se avete recuperato queste letture, lo so, non sono tantissime, di solito leggo più Bonelli di... anzi, più Bonelli, però sto mese ci ho avuto poco tempo e ho preferito finire altre cose, fare altre letture. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao belli!